Finalmente quest'anno, per quanto riguarda il programma di Atmosfere di Natale, anche Piazza 4 Novembre avrà, diciamo, il suo mercatino storico. Grazie all'Arci regionale, alla collaborazione con il Comune di Perugia e con il Consorzio Perugia in Centro, si realizzerà un vero e proprio mercatino natalizio, un po' stile tirolese e stile nordico, perché le strutture sono state completamente ristrutturate, altre ne sono state costruite completamente in linea con quella che è la piazza che ci ospita, che è Piazza 4 Novembre, quindi sono state ristrutturate in modo da poter rispettare nella maniera più assoluta quello che è il, diciamo, la piazza che ci ospita. Un Natale pieno di tante attività, circa 50 spettacoli, concerti, laboratori per bambini, i nostri mercatini di Natale, il mercato alla Rocca, che è stato considerato l'anno scorso uno dei 12 mercati più belli d'Europa, il mercato in Piazza 4 Novembre, che sarà il vero mercatino di Natale, rivisto, rivisitato, dove ci si sentirà proprio quello che è l'atmosfera di Natale a Perugia. La pista del ghiaccio, come quest'anno in Piazza della Repubblica, tanta attesa dai nostri perugini, credo che c'erano dei momenti in cui si diceva: ma si metterà, non si metterà? Avevano cominciato a avere telefonate e quant'altro, per cui ho detto: se mettiamo la pista del ghiaccio quest'anno, cioè già i perugini lo aspettano come un appuntamento tipico. Poi tante attività nei borghi. I borghi, ogni borgo ha espresso il suo Natale e tutti i borghi che verranno uniti insieme dal trenino di Natale, il Christmas Train, che nei fine settimana di Natale farà il giro dei cinque borghi e permetterà a chi vuole di scendere e salire sul trenino e poter godersi le attività che fanno nei borghi.